Buongiorno a tutti, vi porto i saluti di Luigi Nicolais che purtroppo è di ritorno dagli Stati Uniti, ma insomma, il viaggio è stato un po' più lungo del previsto e quindi non ho fatto in tempo a tornare. Però, insomma, il Presidente mi ha chiesto di portare i saluti alle autorità presenti, naturalmente alle autorità italiane, al Presidente della Commissione Presidente che verrà tra poco, all'ambasciatore Razov e naturalmente al Presidente Pittella, appunto, quando poi arriverà. Questa giornata è una giornata importante per il livello dei relatori, che sicuramente lo pone, diciamo, al top dei momenti di dibattito su questi temi. Importante per il tema perché naturalmente quello delle relazioni tra Unione Europea e Russia, e in particolare tra Italia e Russia, è un tema particolarmente importante in una logica economica, naturalmente, poiché l'Italia è un partner importantissimo della Federazione Russa, e naturalmente la Federazione Russa è un partner estremamente importante per l'Italia. I livelli di interscambio sono vicini quasi a 50 miliardi di dollari, quindi, diciamo, è sicuramente una fonte di crescita economica per due paesi fondamentali. Questo è importantissimo perché poi, diciamo, lo sviluppo dei paesi passa comunque attraverso naturalmente la crescita delle relazioni economiche. È importante naturalmente per ciò che riguarda ovviamente il fronte geopolitico, e quindi l'importanza di mantenere una relazione senza tensione, relazioni di crescita costruttiva tra la Federazione Russa e l'Europa, in un modello globale di crescita, appunto, delle relazioni economiche, sociali e culturali, basato appunto sul dialogo e non sul conflitto, è naturalmente la condizione base per la pace mondiale, ma anche per lo sviluppo mondiale. Quindi credo che sia importantissimo che, come oggi stiamo facendo in questo convegno, si analizzino dal punto di vista scientifico effettivamente la base, le condizioni, la storia e naturalmente quelle che sono anche le possibili proposte per l'evoluzione nei rapporti tra Unione Europea e Russia e naturalmente tra Italia e Russia. Io vorrei aggiungere che è molto importante anche sul fronte scientifico. Come Consiglio Nazionale delle Ricerche abbiamo intense relazioni con la Federazione Russa. Da molto tempo abbiamo delle collaborazioni, per esempio, nel campo delle ricerche sul clima, nella base artica verso le isole Svalbard, una collaborazione importantissima che ha portato dei risultati scientifici estremamente importanti. Questo delle Svalbard è significativo perché è proprio un esempio di come nel campo scientifico la collaborazione internazionale è fondamentale. Sarebbe difficile e certamente inefficiente fare quel tipo di ricerche in quelle zone in parallelo senza poter sfruttare naturalmente le competenze, le infrastrutture reciproche, quindi questo è fondamentale. Soltanto pochi giorni fa abbiamo tenuto proprio in questa sala il regional meeting del Global Research Council, a cui partecipa anche la Federazione Russa per le Ricerche di Base, e lo abbiamo organizzato insieme, il CNR, appunto, della Russia per le Ricerche. E questo è un altro esempio di come la scienza e la dimensione internazionale della scienza vanno avanti comunque, costruiscono comunque delle relazioni, dei rapporti, degli scambi che sono alla base dell'avanzamento della scienza e dei risultati scientifici. Il CNR con i suoi 11.000 ricercatori è il principale ente di ricerca
in Italia e naturalmente è un ente globale, un ente che si occupa, un ente di ricerca che si occupa di tutte le, quasi tutte le scienze, sia quelle dure ma anche appunto quelle sociali e scienze umane. Qui appunto abbiamo il direttore del Dipartimento delle Scienze Umane e Sociali, Riccardo Pozzo, che sicuramente ne parlerà. Sul fronte giuridico il CNR ha una particolare competenza, una particolare storia, una particolare storia di anche importanti successi, importanti consolidamenti di competenze. E su questo quindi è importantissimo che nel CNR si sviluppi anche questo fronte. Io ne approfitto rapidamente per appunto sottolineare però, ecco, l'importanza della ricerca. L'importanza della ricerca su tutti i fronti, su quello giuridico, su quello naturalmente delle scienze dure. L'importanza per lo sviluppo economico, per lo sviluppo sociale. Il CNR per sua missione istituzionale fa ricerca avanzata ma applicata a problemi specifici, quindi è una, nel CNR la dimensione tra ricerca di base, la differenza tra ricerca di base e ricerca applicata si attenua, in quanto appunto lo sforzo che facciamo è quello di applicare conoscenze avanzate a risolvere problemi concreti, come appunto stiamo facendo anche oggi. Ecco, questo è importante. Il sistema della ricerca oggi, in particolare il sistema degli enti di ricerca oggi, è in crisi, è particolarmente penalizzato, è stato particolarmente penalizzato negli ultimi anni. I finanziamenti agli enti di ricerca si sono ridotti e appunto oggi ci troviamo appunto un po' in una fase in cui stiamo aspettando un rilancio di un progetto di ricerca scientifica nel paese che riguardi anche gli enti di ricerca. Ecco, io credo che, mi auguro appunto, che la percezione, l'importanza invece della ricerca, dell'attività e delle competenze di enti come il CNR, nel CNR diano appunto anche il senso dell'importanza dell'investimento. La ricerca, lo diciamo sempre, non è un costo, ma è un investimento, e senza ricerca, senza un investimento in una ricerca eccellente, una ricerca efficiente, difficilmente riusciamo a vedere un futuro di crescita economica e sociale, non soltanto per questo paese, ma per l'Europa intera. Io vi ringrazio ancora, vi rinnovo i saluti, vi do il benvenuto e vi auguro buon lavoro.